Buonasera siciliani e siciliane e bentrovati al TG Antudo. Iniziamo il TG di oggi con una notizia che sa di paradosso. Il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato una nuova campagna di ricerca di idrocarburi nel Mar di Sicilia. Il ministro Roberto Cingolani e il ministro dei beni culturali Dario Franceschini hanno infatti dato il via libera al progetto Lince 1 presentato da ENI per un'area sita a 24 km dalla costa Frallicata e Gela. Tutto questo nel silenzio assordante della regione, che non ha proferito parola contraria. Ricordiamo come la polemica sulle trivellazioni sia iniziata alla fine dell'anno scorso. In attesa dell'approvazione del piano per la transizione energetica sostenibile, che avrebbe dovuto individuare le aree idonee per la ricerca di idrocarburi, per 2 anni era stato prorogato lo stop delle trivellazioni. Con l'ultimo decreto milleproroghe, il governo Conte avrebbe dovuto confermare anche per il 2021 la moratoria. E invece, nei vari rimaneggiamenti del documento, l'emendamento è sparito dal decreto. Alcune settimane dopo, l'attuale governo ha confermato la moratoria, estesa però solo fino al 30 settembre. Ma intanto una deroga è stata concessa ad alcune categorie di richieste pendenti, come appunto quella di ENI in Sicilia. Ma questa non è che una delle tante richieste pendenti sia nel mare che a terra nell'isola. E chissà che questa concessione non sia solo la prima di una lunga serie. Cambiamo argomento, ma restiamo in tema di piani e polemiche. Dopo i sindaci dell'Agrigentino, infatti, anche i primi cittadini della provincia di Messina protestano contro l'esclusione dal piano nazionale ripresa e resilienza del loro territorio. 66 sindaci della provincia di Messina, riuniti a Capodorlando il 27 aprile scorso, hanno scritto una lettera congiunta indirizzata al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Ministro per il Sud Mara Carfagna e al Presidente della Regione Nello Musumeci. Chiedono che i loro territori siano inseriti nel Recovery Plan. Il piano di investimenti è un'opportunità unica ed imperdibile, dopo la grave crisi legata alla pandemia, per rendere più forte la pubblica amministrazione, il sistema produttivo, qualificare e potenziare le infrastrutture di servizio al territorio, intensificare la lotta alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze, si legge nella lettera. E i sindaci al tempo stesso denunciano il colpevole silenzio dei parlamentari messinesi che hanno votato a favore del piano senza tenere conto degli interessi del territorio provinciale che pare condannato alla marginalità. Ma quella dei politici siciliani che, dopo aver assunto ruoli centrali nei partiti nazionali e posizioni di rilievo in Parlamento, tradiscono la Sicilia, è una storia ormai nota. I sindaci, però, di fronte all'ennesima distrazione di risorse a danno della nostra terra, sembrano non voler rimanere inermi e annunciano forme eclatanti di protesta in mancanza di risposte immediate. Con questo io chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19, e in replica alle 20 e alle 21:45 su TVM, al canale 18 del Digitale Terrestre.